Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Celebriamo, fratelli e sorelle carissimi, la 19ª domenica del tempo ordinario, in cui, come sappiamo, prosegue la lettura dello splendido discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao, che oggi giunge ad una tappa ulteriore e che andremo ad approfondire dettagliatamente in questa ultima omelia, in cui appunto cercheremo di focalizzare lo sguardo e l'attenzione proprio sulle parole del Vangelo odierno. Siamo giunti alla parte più o meno centrale del discorso. Gesù aveva già annunciato, ricordate domenica scorsa, Mosè vi diede la manna nel deserto, un pane miracoloso ma che serviva ad alimentare la vita del corpo. Io vengo a darvi un altro pane, il pane vero, il pane vivo, che alimenta la vita dell'anima, che è più importante di quella del corpo. E chi è questo pane vivo? Così ci siamo lasciati domenica scorsa, sono io. Già qui cominciamo a essere un po', capite, entrare in un campo un po' delicato. Com'è possibile che una persona dia se stessa da mangiare? E qui entriamo nel Vangelo odierno. Proviamo sempre a calarci, no, negli ascoltatori. Si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». Già che una persona possa essere pane crea qualche problema, no? Ma che poi è disceso dal cielo, questi cominciano a dire: «Disceso dal cielo? Ma questo è il figlio di Giuseppe, è il figlio di Maria, conosciamo il padre e la madre, com'è che è disceso dal cielo?» Lo capite, no? Quindi per credere che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo c'è bisogno di fare due passaggi di fede, che però, vedete, apparentemente tutto sembra contraddire la verità di quello che dice Gesù. Questo è un particolare a cui dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo sempre provare a metterci nei panni degli ascoltatori. Noi per oggi spero che sia abbastanza facile, un po' di fede dovremmo averla ricevuta, almeno dal battesimo ci è arrivata, stiamo a messa, quindi dovremmo credere che tra poco il pane vivo disceso dal cielo scende sull'altare. E chi è questo pane vivo disceso dal cielo? Però provate a mettervi negli ascoltatori di Gesù, no? Vedevano un uomo di cui conoscevano apparentemente le origini genealogiche. Loro non lo sapevano che San Giuseppe era il padre putativo di Gesù, non lo sapevano che era stato concepito per opera dello Spirito Santo. Sembrava uno come tutti gli altri. Come fa a essere disceso dal cielo e come fa un uomo a diventare pane? Questo che cosa ci insegna? Una cosa che vale anche per noi. Quando Dio ci dice qualcosa, ci rivela qualcosa, fate sempre attenzione che la prima reazione che ci abbiamo è sempre quella di dire: no, non è possibile, perché le cose che vengono dall'alto non sembrano evidenti. Ciò che è vero
sembra il contrario di quello che ci dice l'alto. E dobbiamo sempre fare questo step di prenderci un po' di tempo, superare la prima difficoltà e dire attenzione, se questa cosa Dio l'ha rivelata, se questa cosa la Chiesa la insegna, anche se a me sembra strana, mi sembra assurdo, contiamo fino a 10, facciamo uno step indietro, perché mai come nelle cose del cielo vale il proverbio, l'apparenza inganna. Questo vale anche per noi mortali, no? Pensate a quante volte spariamo facilmente giudizi su persone sulle prime apparenze, poi le conosciamo un po' e dice: ma che cantonata che ho preso, questo è tutta un'altra cosa, anche perché spesso le sentenze che spariamo sulle persone si fondano sul sentito dire, d'accordo? Perché prima di conoscere una persona, molte volte ci arrivavano prima le chiacchiere che si dicono su quella persona. Questo vale anche per i preti, anche per i parroci, quindi capite? Quindi se uno si ferma alle apparenze o al sentito dire, non raggiunge la verità della persona. Ecco, così vale per le cose che vengono dal cielo. E che cosa dice Gesù? Ammonisce: non mormorate tra di voi, non fate questi discorsi anche se sembrano verosimili, e aggiunge una cosa importantissima: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Guardate il verbo greco, ieri me lo sono andato a vedere proprio bene, il verbo greco non è semplicemente attira, perché attirare, come dire, è una cosa, è drag in inglese, è trascinare, cioè ti prende e ti porta nel suo mondo, ti dà un modo di pensare diverso da quello terreno. Se Dio non interviene, la nostra mente rimane completamente ottusa alle cose che vengono dall'alto. Però c'è un proverbio che dice che la fede è dono di Dio verso i figli, ma credere è dono dei figli verso il Padre. Capite? Dio ci trascina, ma noi poi rimaniamo liberi di credere o di non credere. Però Dio ci trascina. Ancora un'altra cosa bella che Gesù dice: sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio. Tutti, attenzione, anche qui in greco è pantes, tutti, non molti, non polloi, tutti, pantes. Allora, che significa? Anche le persone che stanno tanto lontane, anche le persone che non vanno mai in chiesa, anche le persone che sembrano poverine, condurre una vita tanto, tanto, magari anche moralmente discutibile, o a volte depravata o debosciata, anche questi sono istruiti da Dio? Tutti. La Chiesa insegna che il Signore a tutti gli esseri umani, a tutti, concede, parlandogli nel cuore, nella coscienza. È un altro discorso che poi alcune coscienze non vogliono sentire quello che Dio dice, la possibilità di raggiungere la salvezza. E quelli che non fanno parte della Chiesa visibile ci arriveranno, perché comunque la redenzione di Cristo è a carattere universale, e perché la messa che sto celebrando io adesso non è solo per noi, ma è anche per tutti. Io celebro la messa anche per quelli che non credono, anche per quelli che sono atei, perché la grazia li tocchi, perché raggiungano la salvezza, perché non si dannino. C'è questa mediazione che raggiunge anche chi non lo sa. Quindi tutti sono ammaestrati da Dio. Che cosa significa però al rovescio? Se tutti saranno ammaestrati da Dio e se qualcuno si danna, la colpa di chi è? Sapete qual è una delle più grosse bestemmie che si possano dire? Attenzione, non sono quelle degli scaricatori di porto, quelle che le blasfemie... da vita di tutti i giorni, per esempio accusare Dio della propria dannazione o della dannazione di qualcuno, è la bestemmia più grande che si possa dire, perché chi purtroppo fallisce l'obiettivo per cui siamo stati creati, noi siamo stati creati per andare in cielo, la responsabilità, e lo vedrà nel giudizio particolare universale, la deve addebitare solo a se stesso, perché Dio a tutti dà la possibilità di raggiungere il fine per il quale sono stati creati. Certo, a noi, e veniamo all'ultima parte del Vangelo, ci dà proprio il massimo. Noi abbiamo il pane della vita, noi abbiamo il pane vivo disceso dal cielo, noi possiamo fare la comunione. Capite che significa una cosa di questo genere? Gesù dice: chi
Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Nell'omelia precedente, dove abbiamo approfondito la seconda lettura, ho sottolineato questo aspetto, cioè fare la comunione non è soltanto, come dire, un'arma formidabile, uno strumento straordinario per raggiungere la vita eterna dopo la morte, ma chi fa la comunione, la vita eterna la comincia a vivere qui. La seconda lettura, ecco, sta già online l'omelia della messa precedente, ci dà un ritratto meraviglioso di come vive un figlio di Dio. Ma la bellezza della vita, l'amore alla vita, la gioia di vivere, la pace del cuore anche in mezzo a tante difficoltà, la gioia profonda, la felicità, i rapporti sereni e pacifici con tutti, l'amore universale, la dolcezza verso tutte le persone, sono cose che si vivono in questo mondo. Chi fa la comunione queste cose le può vivere e dovrebbe viverle. Nella misura in cui non le viviamo è perché o la comunione, pur essendo battezzati, non la facciamo quasi mai, o peggio, la facciamo quando non dovremmo farla, cioè quando non stiamo in grazia di Dio. E come dice San Paolo, se uno si fa la comunione senza essere in grazia, il farmaco si trasforma in veleno, mangia e beve la propria condanna. Oppure facciamo la comunione stando in grazia di Dio, quindi possiamo farla, ma non la facciamo bene, non ci prepariamo bene, non ringraziamo bene il Signore, non facciamo prose, perché la comunione, capite, è un momento sacramentale. Voi sapete che, vi dico un'ultima cosa, dopo la comunione non sono io a fare questa cosa, le rubriche prescrivono che si stia un tempo durante la messa in silenzio. Ve le dico queste cose, ci sono due momenti in cui si fanno queste cose, uno più breve e uno più lungo. Voi, se non ci credete, venite in ufficio, prendo quel messale lì e ve lo leggo davanti a voi. Non mi venite a dire non tutti lo fanno, tante cose non tutti le fanno, ma qui si fanno le cose secondo le norme. Uno è dopo l'omelia. Perché dopo l'omelia mi siedo e sto 40 secondi, un minuto massimo, in silenzio? Perché dopo l'omelia abbiamo ascoltato tutta questa montagna di parola di Dio, le sollecitazioni del sacerdote, allora digerisco un attimo, dico, mi porto a casa questa cosa e questa cosa, oggi ho imparato dal Signore queste cose, me le porto a casa, minuto. Dopo la comunione un pochino più lungo, non un minuto, due, tre. Perché? Perché quando ricevi Gesù nel cuore, certamente chi non ha fatto la comunione deve avere pazienza e prega a parole sue, ma chi ha fatto la comunione deve almeno un pochino, almeno lo stretto indispensabile, cioè tu c'hai Gesù nel cuore e gli dici manco buongiorno, capite? È lo stretto indispensabile, non è sufficiente, figlioli miei cari, io ho sempre detto, chi ha fatto la comunione stia un pochino buono, non dico di fare come me che sto a tempo indeterminato, però 5 minuti, 10 minuti, perché diceva Santa Teresa, quando abbiamo Gesù nel cuore, in quel momento tutte quante le grazie sono aperte, lui ha sta braccia spalancate per ascoltarci, per ricevere il nostro amore, per darci tante grazie. Se tu lo trascuri, hai fatto la comunione, ma i frutti di quella comunione saranno limitati. I santi dicevano, scusate, e a volte l'hanno detto anche alcuni filosofi atei, uno era Nietzsche, cattivi, provocando. Sapete Nietzsche che diceva? Dice, voi dite che credete che Gesù Cristo è figlio di Dio, giusto? Voi andate a fare la comunione tutte quante le domeniche? Bene, sapete quando è che ci crederò? Quando io mi vedo davanti tanti Gesù Cristi viventi e parlanti e operanti, io non li vedo tutti questi Gesù Cristi, quindi non ci credo. Sono cose brutte, sono, no? Sono provocazioni, sono cattiverie, però capite, è un po' una provocazione. Cioè, se noi abbiamo ricevuto il pane vivo disceso dal cielo, non si tratta di un, come dire, mi devo sforzare di essere santo. Tu santo ci devi essere per forza, perché tu c'hai nel cuore il santo dei santi, cioè l'Eucaristia c'ha una forza santificante intrinseca. Se dentro di te non si scatena questa forza santificante è perché tu la gestisci male, non dipende da lei. È come il discorso che ho fatto prima, chi va all'inferno non è che Dio non lo vuole mandare in paradiso, è che lui ha sprecato una montagna di grazie. Se la comunione non dispiega in noi tutti i suoi effetti santificanti, i santi dicevano basterebbe una comunione fatta bene, Padre Pio, per diventare santi, una, facciamo schifamente tutti i giorni, la fa tutti i giorni, una fatta bene, è perché
dobbiamo migliorare il nostro modo di accostarci alla Santa Comunione. Ecco perché la pausa dopo la comunione. La Chiesa dice: almeno un pochino ti invito caldamente a dire qualcosa a Gesù, poi vedi tu, e vedi tu in coscienza se non sia il caso di protrarre un po', come tutti i santi hanno insegnato, anche il tempo della tua compagnia con Gesù dopo la messa. Ed ecco perché, questa è una cosa mia personale, non sta scritto nelle rubriche della Chiesa, chi vuole, dopo la benedizione e dopo il canto, può fermarsi qualche altro minuto a fare qualche bella preghiera approvata dalla Chiesa, con cui ci affidiamo alla Madonna, a San Michele, al patrono di Sermoneta, che è San Giuseppe. Così capiamo anche bene il senso di queste cose, che vogliono essere un aiuto per poter vivere al meglio tutte quante le ricchezze che Gesù Eucaristia può e vuole donarci. Siano lodati Gesù e Maria.